16 marzo 1978, ore 9, una data e un'ora che l'Italia non dimenticherà mai. L'edizione straordinaria del GR2 rompe nelle case degli italiani con la voce emozionata del giornalista Cesare Palandri che annuncia la notizia del rapimento in via Fani a Roma del presidente della DC Aldo Moro e l'uccisione dei cinque uomini della sua scorta. Tra loro c'era anche un giovane di 24 anni di Guglionesi, Giulio Rivera. Erano gli anni di piombo e l'Italia conosceva la ferocia del terrorismo nero e quello di sinistra con le Brigate Rosse. Gli italiani non mai dimenticato, come la famiglia di Giulio Rivera e la sua comunità che ogni anno si ritrovano al cimitero per una cerimonia di commemorazione. Ricordo sempre, come mi è stato insegnato, che per fare questo lavoro, come anche tanti altri, ma il nostro in particolare, che siamo ognuno di noi, siamo un presidio di legalità. Lo siamo sempre stati e lo saremo sempre. La memoria è importante e vi assicuro che vedere le divise che cadono per la difesa delle istituzioni, per la difesa dei più deboli, lascia sempre un grande solco nel cuore. Anche quest'anno, nel 44esimo anniversario della strage di Via Fani, la famiglia di Giulio, il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti e l'amministrazione hanno voluto ricordare Rivera, con loro anche un commilitone che condivideva con Giulio la stanza in caserma e che ha trascorso con lui la sera prima della tragedia. Oggi Luigi Stanziani ha riconsegnato alla famiglia un fornelletto che apparteneva a Giulio, con il quale preparava il caffè e che ha tenuto con sé per 44 anni e che oggi ha riconsegnato alla famiglia. La sera prima, perché stavamo insieme di servizio all'ispettorato criminale, Ministero dell'Interno, all'ufficio scorta, e la sera prima noi, perché eravamo due molisani che facevamo questi servizi lì all'ispettorato criminale delle scorte, e Giulio aveva portato delle salsicce della settimana prima che è venuto dal paese, qui da Guglionesi, aveva portato delle salsicce casericce. La sera prima siamo mangiati queste salsicce a un ristorante lì vicino alla caserma dove si alloggiava, che un piatto di spaghetti così, e dopo siamo andati a dormire. Ma dopo non ci siamo riviste più. Era un fornelletto che lui c'aveva alla stanza, dall'armadio, la usava per caffè alla mattina, per ci cucinare qualche cosa, questo fornelletto elettrico. Ma era rimasto in caserma, so come io sono stato l'ultimo a andare via dopo 20 giorni da quella camerata, mi sono portato via, io sono 43 anni che ce l'ho conservato e me l'ho portato sempre appresso.